canale YouTube di Luigi Gaudio. Capitolo 14 dei Promessi Sposi. Allora, abbiamo visto che ormai il nostro vicario di provvisione è arrivato al castello, Piazza Castello, Castello, con Ferrer, e la questione si è risolta. Ovviamente la gente, la maggioranza della gente, è a questo punto tornata a casa. La folla rimasta indietro cominciò a sbandarsi, a diramarsi a destra e a sinistra per questa e per quella strada. Quindi alcuni proprio tornano a casa. Però ci sono alcuni invece che si fermano lì e si formano dei capannelli di persone, dei crocchi, capannelli di persone, che continuano a discutere su quello che è successo, sull'assalto alla casa del vicario di provvisione e su quello che è avvenuto. L'arrivo di Ferrer e poi il salvataggio del vicario di provvisione e via discorrendo. Accosto a quella, cioè vicino alla casa del vicario di provvisione, che ormai è sorvegliata dai soldati, no? Che sono arrivati, stava ancora condensato il fondaccio, per dir così, del tumulto. Avete in mente, ad esempio, quando un vino un po' vecchio, rimane un po' di fondo di bottiglia, no? Ora, di tutta quella folla è rimasta proprio la gente un pochettino più meno raccomandabile, ecco, lì in piazza, Piazza Cordusio. Un branco di birboni, malcontenti di una fine così fredda e così imperfetta di un così grande apparato. Ma come abbiamo fatto un tumulto, una rivolta straordinaria e poi è arrivato Ferrer, basta. Abbiamo già sottolineato come nel capitolo precedente non tutti fossero contenti dell'arrivo di Ferrer, anzi, molti erano stati delusi dal suo arrivo, da come era andata a finire la vicenda, la questione. Pensate poi che Babilonia di discorsi, ecco, vorrei sottolineare questo aspetto, incomincia il capitolo 14 con questa Babele di discorsi, è una sorta di metafora, no? Si riferisce al famoso episodio biblico della Torre di Babele. Come a dire, qua si sta perdendo un po' la ragione. È il discorso che vi ho fatto anche prima, cioè per Manzoni in quelle situazioni, in quelle condizioni si parla vanvera, si perde il controllo di se stessi. Chi raccontava con enfasi i casi particolari che aveva visto, chi raccontava ciò che lui stesso aveva fatto, chi si rallegrava che la cosa fosse finita bene, lo dava a Ferrer e pronosticava guai seri per il vicario. Adesso ci penserà Ferrer, lo porterà in prigione, come ha detto, come ha promesso del resto, ricorderete, no? In italiano prometteva queste cose, poi invece al vicario diceva por ablandarlos, no? Per rabbonirli. Chi sghignazzando diceva: non abbiate paura che non l'ammazzeranno, il lupo non mangia la carne del lupo. E quindi c'è chi invece ha intuito che di sicuro il potente Ferrer non ha nessuna intenzione di infierire sull'altro potente, il vicario di provvisione. Renzo, camminando così con la testa per aria, si trovò a ridosso a un crocchio. Fermatosi, sentì che vi discorrevano di congetture, di disegni per il giorno dopo, ormai era sera, e quindi alcuni progettano cosa fare il giorno seguente, no? Quindi come continuare la rivolta. E Renzo, crocchio è un gruppo di persone, sì, capannelli, crocchi di persone. Stato un momento a sentire, non poté tenersi di non dire anche lui la sua, non poté tenersi di non dire. Questa frase è comunque un po' contorta, sta a indicare proprio il giudizio del narratore. Avrebbe fatto molto molto bene a trattenersi, ma non fu in grado di, non riuscì a trattenersi Renzo, parendogli che potesse senza presunzione proporre qualche cosa che aveva fatto tanto. Certe volte, no, noi crediamo di essere protagonisti, quindi Renzo era convinto di essere stato quasi quasi lui, no, ad aver fatto largo, fatto strada a Ferrer. Effettivamente poi si era messo in luce Renzo fra gli aiutanti di Ferrer, però insomma lui è entusiasta di questa cosa e si lascia trasportare e gli manca il controllo. E quando si perde il controllo,
incoraggiato dall'incontro con Ferrer, che considera ormai un suo intimo amico, come se Ferrer fosse suo amico. Ha visto per un attimo, probabilmente, Ferrer, come dire, si è voltato, benevolo, nei confronti di chi lo stava aiutando. E quindi deve aver fatto uno sguardo rassicurante, no? A Renzo, un bel sorriso. Ah, ormai Ferrer è mio amico. Ah, farà tutto quello che gli dico io. Renzo si sente libero di esprimere alla folla le sue opinioni. Se facendosi sentire si ottiene ciò che si vuole, Renzo ha pensato questo: se noi ci facciamo sentire, noi abbiamo chiesto, no, che fosse mandato in prigione. Ferrer l'ha preso e lo porterà in prigione, convinto anche lui ingenuamente che accadrà questo. Renzo si illude che sia giunto il momento di cambiare la società. Ci troviamo di fronte, a volte, in certi momenti della nostra vita, pensiamo, ecco, davvero posso dare il mio apporto, no? Posso cambiare io il corso della storia. Sarà poi l'oste della luna piena, in un suo soliloquio, a evidenziare l'ingenuità della sua utopia. Cioè, si lascia trasportare Renzo, fa un discorso, poi cosa avviene? Avviene che c'è qualcuno che lo sente, che sente questo suo discorso, e dice, ah, questo è il pollo che io sto cercando. Cioè, è un poliziotto, un birro, bargello. Un poliziotto che sta cercando qualcuno da portare come capo espiatorio, da portare in prigione, insomma, per poi fargliela pagare. E poi saranno condannati a morte, addirittura impiccati, effettivamente, alcuni di questi rivoltosi che sono stati presi, catturati nel corso del tumulto di San Martino, vigilia di Natale, di quello stesso 1628, saranno messi a morte, ammazzati. E Renzo, qui, questa è la storia, diciamo, la finzione è che Renzo sia quasi sul punto, rischi davvero anche lui di essere preso e portato in prigione. Ma adesso abbiamo anticipato un po' di cose, adesso andiamo a vedere come si arriva a questo. Renzo si dilunga in un lungo discorso riguardo alla giustizia incarnata da Ferrer, contrastata però dall'incapacità delle autorità di polizia, che non riesce a realizzare il disegno del grande cancelliere a causa di una lega di potenti e di corrotti. Cioè lui fa un discorso, in pratica questo discorso dalla gente che sta ad ascoltarlo non è capito, da noi lettori sì, perché noi sappiamo tutta quanta la storia. E infatti questo discorso è infarcito di ricordi di quello che è successo a lui in prima persona, quindi il potente signorotto, il Don Rodrigo, l'avvocato che difende i potenti, la Zecca Garbugli, le leggi che ci sono, per esempio la legge contro chi minaccia un prete, e che dovrebbero essere messe in pratica, ma invece no, non sono messe in pratica perché c'è una lega, quindi dicevamo appunto, secondo Renzo, ci sono dei potenti cattivi come Don Rodrigo, e invece ci sono dei potenti buoni. Quelli cattivi hanno fatto una lega fra di loro, ma se prevalgono i potenti buoni come Ferrer, allora le leggi vengono rispettate. Questo è un po' l'ingenuo discorso che Renzo fa, in una specie di comizio, insomma, che lui fa. Alla fine di questo discorso, alcuni degli uditori si complimentano con Renzo, altri più discosto lo criticano. Eh sì, diceva uno, dal retta ai montanari sono tutti avvocati, e se ne andava. Ora, come stavamo dicendo, però, tra la folla, c'è uno che adocchia Renzo, ed è appunto questo poliziotto, che però si è mescolato in mezzo alla folla, quindi è in incognita, un poliziotto in incognita, quindi sembra uno di questi astanti, di questi che hanno ascoltato, che hanno partecipato anche alla rivolta, al tumulto, eccetera eccetera. E Renzo effettivamente ha fame. Il convento di Porto Orientale è lontano, e quindi pensa, effettivamente anche lui in prima persona ha pensato di andare a prendere qualcosa da mangiare. Arriva questo tale qua, lo prende per il braccio e dice: no, non so io un posto dove portarti, un bel posto caldo dove portarti. In realtà vorrebbe già portarlo direttamente in caserma, in prigione, eccetera, eccetera. Però Renzo dice, no, guarda che qua c'è un'osteria, andiamo qui dentro e prendiamo da mangiare qui.
Allora il poliziotto, per non contraddirlo troppo, dice: va bene, andiamo. Infatti Renzo dice: non sono un signorino avvezzo a stare nel cotone. Perché l'altro dice: no, andiamo in un posto un po' più lontano. No? Lui dice: ma no, a me basta bene, più che sufficiente questa locanda che si trova qua vicino. No? Qualcosa alla buona da mettere in castello, un saccone, mi basta. Come dire. Ho bisogno di un posto dove mangiare, mettere in castello, come dire, sostanza da mangiare, e un saccone, un posto dove dormire, anche umilmente, no? Ah sì, perché ha bisogno di gente un po' ingenua, perché i mascalzoni e i delinquenti, cioè subito, riescono a subodorare quando quello lì è un poliziotto e quindi riescono a svicolare. Invece questo qua è un montanaro che si è messo a fare un discorso e quindi troverebbe lì la giustificazione per metterlo in prigione. È perché uno che ha arringato la folla, che ha fatto un discorso, un comizio, no? Eccetera. Però nello stesso tempo sa che non, siccome è ingenuo, capisce subito che è un montanaro, questo è ingenuo, sa che non rischia niente il poliziotto, no? Perché altrimenti se Poliziotti l'abbiamo già visto sin dal primo capitolo. Se vanno a cercare quelli che sono davvero i responsabili del male, della violenza, eccetera, rischiano grosso. E i poliziotti non hanno nessuna intenzione di rischiare grosso in questo periodo. Invece, se trovano un poveraccio, un pollo, un disgraziato come Renzo, un ingenuo, eccetera, magari riescono a trovare appunto chi cercano, insomma, dicevamo qualche capro espiatorio. Cui dare la colpa addirittura di tutta quanta la rivolta. Ecco, arrivano nell'osteria e questo posto comunque non è un postaccio, diciamo la verità, no? Tant'è vero che in questa osteria ci sono alcuni anche di quei ladri che nel corso del tumulto, come ricorderete la volta scorsa abbiamo spiegato, non solo si sono presi il pane, ma si sono presi anche i soldi della gente, magari di chi era un po' distratto, no? Durante la rivolta. E quindi non stava a badare alle proprie cose e quindi si trova un po' alleggerito, diciamo così. E quindi questi ladri vanno lì a spendere questi soldi in osteria. E quindi qualcuno che magari aveva assistito alla rivolta, al tumulto, e così un po' distratto, si era fatto sfilare praticamente il portafoglio, diciamo. Vista che ebbe la guida, ah sì, praticamente l'oste è lì vicino al focolare, no? Che sta sistemando un po' il fuoco, no? Sta attizzando il fuoco del focolare e vede che sta entrando qualcuno a fianco del poliziotto. Il poliziotto lo conosce bene, ovviamente. E dice: maledetto, disse tra sé, che tu m'abbia a venire sempre tra i piedi quando meno ti vorrei. La guida sarebbe appunto il poliziotto che fa da guida a Renzo, che ha capito che Renzo non è del posto, non è di Milano, e quindi gli ha fatto da guida. E dice invece l'oste fra sé, cioè, sa che se entra dentro un poliziotto nella sua locanda c'è subito il rischio di guai, insomma, per lui. Data poi un'occhiata in fretta a Renzo, disse ancora tra sé: non ti conosco, ma venendo con un tal cacciatore o cane o lepre sarai. Quando avrai detto due parole, ti conoscerò. Cioè, caro Renzo, caro sconosciuto, io non ti conosco, non so chi sei, però venendo insieme a questo, metaforicamente parlando, a questo poliziotto, un cacciatore, no? O sei un cane, quindi sei un aiutante del poliziotto, sei un poliziotto anche tu praticamente, oppure sei una lepre, quindi sei una preda che questo poliziotto sta cercando di catturare. Tu dirai due parole e io capirò subito se sei l'uno o se sei l'altro. Ovviamente, appena inizia a parlare Renzo, l'oste capisce subito che è una lepre, cioè che è preda, diciamo, di questo poliziotto che vorrebbe portarselo in prigione. Ecco, ovviamente in questa osteria gira del vino, insomma, si mangia e si beve allegramente, si fa festa perché c'è stato questo tumulto, questa rivolta. E quindi abbondanza, eccetera, e quindi anche Renzo prende un po' di vino. Ora Renzo non è abituato a bere molto, quindi gli basta quel po' di vino in più per
perdere il controllo, dicevamo, no? E quindi succederà qualcosa in questo, vedremo. Ad esempio, all'oste che lamenta in quella giornata, perché ovviamente si trovano lì, alla fine siedono, Renzo e lo sbirro, si siedono l'uno a fianco all'altro e chiedono da mangiare e chiedono del pane. E l'oste dice: cari signori, veramente il pane non posso offrirvelo perché non ce l'è, non me l'hanno portato. Sapete com'è in una giornata come questa? Non posso offrire pane ai clienti. E Renzo declama: al pane ci ha pensato la provvidenza. Ecco, e Renzo dice: il pane ce l'ho io. Ora, qui dovete ricordare cos'è avvenuto, avrete letto nei capitoli precedenti, che presso la croce di San Dionigi Renzo ha trovato dei panini, no? E quindi li ha presi, no? Ricordate come aveva detto: ah, se trovo il padrone, il possessore, glieli pago. Ha preso questi panini, no? E quindi ha il pane. Effettivamente lui pensava sinceramente che gli aveva dato la provvidenza, ma in realtà il pane era lì perché avevano assaltato i forni. Quindi era un capo di accusa. Questo pane che lui aveva con sé. Ecco, il poliziotto aveva bisogno di queste scuse, il comizio e il pane, eccetera, eccetera, per giustificare l'arresto di Renzo. E Renzo ingenuamente non capisce questa cosa. Dice: il pane ci ha pensato la provvidenza. Attenzione, in questo capitolo 14 andiamo al fondo, all'abisso della nostra vicenda, soprattutto diciamo, Renzo arriva al punto peggiore, diciamo così, della sua ingenuità, della sua sregolatezza, e quindi la parola provvidenza viene scritta con la minuscola, perché Renzo in realtà non si sta affidando davvero alla provvidenza, ma si sta affidando a se stesso, al suo orgoglio, al suo istinto, e così, seguendo il suo orgoglio, seguendo il suo istinto, la sta rischiando grossa. Ora, l'oste, vedendo che lui a fianco c'è il poliziotto, chiede le generalità a Renzo. Perché? Perché l'oste deve chiedere a tutti gli avventori nome e cognome, eccetera, eccetera. Soprattutto poi se rimangono a dormire, no? E Renzo dice: no, no, questo io so che, come dire, mi vuoi ingannare chiedendomi nome e cognome. E quindi non ha nessuna intenzione di dirglielo. Però poi il poliziotto, scusate, si mostra come spadaio, un finto spadaio. Dice: ecco, noi dovremmo distribuire il pane dovrebbe essere distribuito in base alle esigenze. Io per esempio sono uno spadaio, mi chiamo Ambrogio Fusella, non è vero, non è né spadaio né si chiama Ambrogio Fusella, attenzione. E ho dei figli, perché ho una famiglia, dei figli, e quindi avrò diritto, se finalmente ci sarà la giustizia, avrò diritto a una razione per 4 persone. Tu invece sei sposato? No, non ancora, dovevo essere sposato da qualche giorno, ma purtroppo non lo so. E qual è il tuo nome e cognome? Il mio nome e cognome è Lorenzo Tramaglino. Ecco, tu avrai diritto solamente, ti daranno un biglietto con solo una razione per una persona, perché non hai ancora famiglia, non sei sposato, eccetera, eccetera. In questo modo, però, attraverso questo tranello, il finto poliziotto è riuscito a carpire nome e cognome da Lorenzo Tramaglino. Lui aveva ormai tutto, aveva il nome e cognome di questa persona, aveva i capi d'accusa, il pane, il comizio, eccetera, eccetera. Quindi lascia, abbandona Renzo per andare dal capitano di giustizia a fare verbale, a verbalizzare, insomma, a fare relazione, in maniera tale poi da ritornare nell'osteria per portarsi via Renzo e portarlo in prigione. A questo punto, alla fine del 14° capitolo, Renzo è praticamente ubriaco, ebbro, cioè pieno di vino, non sa più quello che dice, è andato via questo finto poliziotto, continua a discutere ad alta voce con gli altri avventori che sono dei delinquenti e dei disgraziati, e quando lui dice che il pane ci ha pensato la provvidenza, gli altri si mettono a ridere, sì, la provvidenza, sappiamo benissimo cosa intendi, pensavano a...
al tumulto, all'assalto dei forni, eccetera, eccetera. No? E quindi alla fine termina il 14° capitolo con l'oste che accompagna, non senza difficoltà, Renzo nella sua cameretta dove chiede di dormire, insomma. E da solo non ci arriva neanche, perché ormai è talmente ubriaco che non riesce neanche a reggersi in piedi. Altri video didattici sono...